siamo alla fine di questo percorso, al quarto panel. Qui in sala ci sono ancora degli eroici superstiti che sono sopravvissuti a ChatGPT e che ci accompagneranno in questo ultimo panel, dove cominceremo a ragionare di uno dei temi più scottanti, lo dico così che sembra che movimenti, ma in effetti lo è, che guardano i punti di contatto tra l'intelligenza artificiale generativa e gli esseri umani, che è quello della privacy. Peraltro abbiamo qui anche il garante, quello che ha chiuso ChatGPT, o quantomeno così ci hanno raccontato, anche se non era proprio così. Vedremo qual è la differenza tra ciò che si è detto e ciò che è stato effettivamente. Nelle puntate precedenti, quindi nelle 3 ore che ci hanno preceduto, vi ricorderete che abbiamo parlato di bias, abbiamo parlato di opportunità e di problemi, abbiamo parlato della natura di questi strumenti. Natura di questi strumenti che sollecita un tema grande come una casa, che è quello appunto del rapporto tra questi strumenti che sono alimentati con i nostri dati e la privacy di chi questi dati li fornisce. E come chiudere meglio se non riflettendo su quello che forse è appunto uno dei problemi più complessi, perché è generativo, un po' come l'intelligenza artificiale, di tutti gli altri. E quindi lascio la parola a Cecilia per gestire appunto questo complesso e interessante panel. Grazie Stefano. Sì, il panel è interessante, è complesso, è sfaccettato, perché dati, algoritmi e privacy hanno tanti punti di contatto, anche apparenti divergenze, e di questo parleremo con i nostri ospiti. Io comincerei da Dario Evola, Sferanet. E Sferanet è un'azienda che propone, diciamo, soluzioni di mercato, quindi algoritmi. Comincerei a esplorare questo punto di vista qui. Dario. Grazie Cecilia e buonasera a tutti. Il nostro punto di vista ovviamente è determinato dalle esperienze che abbiamo fatto e che stiamo facendo in ambito. L'intelligenza artificiale oggi rappresenta la nuova frontiera per l'information technology e molte aziende sono impegnate nello sviluppo di progetti in ambito. Noi non volevamo rimanere indietro e vi racconto brevemente la nostra esperienza. E quindi abbiamo deciso di costruire un centro di competenza dedicato, costituito da un gruppo di data scientist governati da una manager che viene dall'ambito accademico e dalla ricerca. Grazie a questo gruppo di data scientist e dall'esperienza pluriennale che l'azienda ha nel data management e nel governo dei big data, che abbiamo sviluppato una piattaforma in grado di fare ingestion da diverse fonti dati e di elaborare e correlare questi dati in modo da ottenere uno strato di alto contenuto informativo. Su questo strato di alto contenuto informativo siamo poi in grado di inserire delle logiche di analisi capaci di restituirci risultati altamente significativi rispetto al fenomeno che stiamo osservando. Ed è proprio in questa fase che intervengono i modelli di machine learning e di deep learning, che vengono implementati ed addestrati ad hoc per il contesto di riferimento. La nostra piattaforma è fortemente customizzabile e questo ci ha consentito di declinarla in diversi ambiti. Me ne racconto due per essere brevissimo. Il primo è quello dell'health and safety. Abbiamo infatti in corso un progetto con un importante istituto sanitario romano di detection precoce di alcune forme di tumore polmonare. Il progetto in questo momento è in una fase di test, ma il sistema è già in grado, leggendo una DAC, di riconoscere forme iniziali di patologia tumorale. L'obiettivo è quello di ottenere una soluzione certificata dal Ministero della Salute che possa essere fruibile per tutti gli enti sanitari. Un altro contesto in cui la piattaforma è declinata è quello della pubblica sicurezza. In effetti oggi già la piattaforma è in esercizio e tramite strumenti di computer vision aiuta gli agenti, gli operatori di pubblica sicurezza, sia nella fase di indagine che di controllo del territorio. Sostanzialmente la visione che abbiamo dell'intelligenza artificiale è quella di ottenere strumenti sempre più capaci di supportare l'uomo nel processo decisionale senza mai sostituirsi ad esso. Grazie Dario. Da questi progetti così interessanti, salute e sicurezza, vorrei restarci sopra per passare la parola a Sergio Pontello, Deloitte. Deloitte, un pioniere nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Cosa state facendo oggi? Grazie Cecilia. Sì, Deloitte è un pioniere e soprattutto è un osservatore privilegiato di questi temi.
ovviamente fa parte di un network internazionale importante, io ho il privilegio di lavorarci e di poter vedere paesi che sono più avanti di noi, pensiamo all'America, pensiamo ai paesi nordici dell'Europa, che sono più avanti di noi prevalentemente perché spesso il top management delle aziende americane, ad esempio, è più propenso, se vogliamo, al rischio. L'Italia magari arriva un po' dopo, ma con ovviamente il beneficio di valutare i rischi più attentamente. In Italia stiamo seguendo diversi progetti particolarmente innovativi. Il primo è quello di supportare un'agenzia di stampa molto importante nella generazione automatica di notizie, per cui arrivano migliaia di notizie al giorno a questa agenzia di stampa e che ovviamente i giornalisti non riuscirebbero a leggere tutti in automatico, e le AI ormai da un paio d'anni le legge in automatico, ne crea una sintesi già nello stile dell'agenzia di stampa, in modo tale che il giornalista resti soltanto, tra virgolette, il lavoro più interessante per lui, per cui è peculiare le sue caratteristiche, di valutazione della notizia, di scelta della pubblicazione, di revisione ovviamente della notizia. Un altro ambito di applicazione delle AI negli ultimi tempi è, per le aziende, è quello dei dipartimenti legali o degli uffici acquisti, che sono oberati di attività manuali molto, molto importanti, dovute al fatto di gestire molta documentazione, molti contratti, e negli ultimi tempi l'intelligenza artificiale aiuta nella gestione di questi contratti, nello scoprire eventuali problemi, nel confrontare contratti differenti, nel valutare clausole specifiche, nel classificare i contratti. Per cui ho citato solo questi due esempi, ma che fanno capire come l'intelligenza artificiale sta diventando importante e disruptive anche in ambiti che magari fino a poco fa non erano così invasi dall'innovazione tecnologica. Grazie Sergio. Io resterei ancora in ambito aziendale, quindi vorrei sentire il punto di vista di Daniele Panfilo, Aindo, e anche il nome della tua azienda è stato creato con l'intelligenza artificiale. Che altro ci fate? Allora, grazie intanto Cecilia, sì, assolutamente sì, il nome è stato il frutto di un algoritmo generativo che a valle di tanti nomi di aziende effettivamente poi ha generato un nome che ci è risultato piacevole, l'abbiamo selezionato come il nome della startup. Noi nasciamo come un'azienda di intelligenza artificiale che ha un obiettivo: foster AI adoption. Di fatto, se noi guardiamo all'intelligenza artificiale oggi, sicuramente l'intelligenza fattura già diverse centinaia di miliardi di euro, ma è previsto fatturare trillion intorno al 2030, però c'è un modo di dire nell'intelligenza artificiale molto simpatica che è no data no party. Di fatto questi sistemi intelligenti hanno bisogno di una grande mole di dati. Qualcuno potrebbe pensare che la collezione del dato è qualcosa di complesso, ma se noi guardiamo alla velocità al quale il dato è raccolto, quanto scala la velocità di raccolta, i dati oggi non è un problema raccogliere, se ne raccolgono molti, forse anche troppi, forse più di quelli che si dovrebbe. L'innovazione però che deriva da questi dati è fortemente limitata, non va alla stessa velocità della raccolta. Questo per diverse ragioni. Di fatto il dato può essere geograficamente distribuito, il dato può non essere nel formato corretto, ma una delle sfide principali di chi si accinge a sviluppare soluzioni innovative utilizzando dati è che molto spesso i dati di cui si ha bisogno sono dati personali, sono dati di persone che contengono informazioni private e di conseguenza giustamente l'utilizzo e il riutilizzo ne è limitato e controllato. Ecco, a partire da questo concetto, oggi un'altra delle chiavi, un'altra delle parole chiave che si sente molto in ambito intelligenza artificiale è generative AI. Però se pensiamo all'intelligenza artificiale generativa, sentivo prima un intervento di un collega, si pensa molto di più, non so, a un'intelligenza artificiale che generi del codice, a un'intelligenza artificiale generativa che generi del testo, basti pensare insomma a ChatGPT. Se trasliamo alle immagini, basta pensare a Stable Diffusion, quindi intelligenza artificiale volta a creazione di contenuti multimediali. Se però pensiamo a che dati si raccolgono oggi, la maggior parte dei dati che un'azienda possiede sono strutture tabulari, tabelle, quindi database con informazioni stoccate in maniera relazionale. Noi abbiamo sviluppato un sistema che a partire da un database relazionale
addestra un'intelligenza artificiale generativa che a valle dell'addestramento è in grado di fare una cosa molto semplice in realtà. Creiamo dati artificiali che hanno due proprietà. Da un lato mantengono caratteristiche statistico-matematiche del dato vero, di conseguenza ne mantengono inalterata l'utilità, l'utilità per fini statistici, per fini di allenamento di modelli di AI e così via. Dall'altra, essendo artificiali, se fatti bene, ovviamente sono dati che non sono finti, di conseguenza non contengono informazione personale, non possono essere, diciamo, ricondotti a nessuna entità reale, perché di fatto sono dati che non esistono a partire nel dataset di partenza. Questo è un modo che noi abbiamo sviluppato per conciliare innovazione e rispetto della privacy. Di fatto è un meccanismo di incentivazione all'innovazione che punta a garantire uno sviluppo etico di soluzioni di intelligenza artificiale. Grazie, grazie. È un punto molto particolare, si cominciano a vedere i primi punti di contatto. Io dal mondo privato passerei all'università e al mondo della ricerca, coinvolgendo il professore Fabio Ciraci, che dirige anche il centro interdipartimentale di ricerca Digital Humanities. E abbiamo parlato di dati, abbiamo parlato di algoritmi, dov'è l'uomo in tutto ciò? Grazie. Allora intanto vi saluto, spero che voi riusciate a sentirmi bene, fatemi un cenno, ditemi qualcosa in modo che possa continuare. E l'uomo è all'inizio e alla fine di questo processo fondamentalmente. Le IA hanno capacità adattive e predittive, quindi oltre a varie funzioni come la visione artificiale, l'elaborazione del linguaggio naturale, la robotica, ma fondamentalmente quella di cui stiamo parlando si basa sull'apprendimento automatico, sul machine learning in particolare. È una tecnica che utilizza algoritmi che migliorano automaticamente l'esperienza e imparano ad essere programmati in maniera esplicita. Quindi l'apprendimento automatico consente alle macchine di migliorarsi automaticamente con l'esperienza e imparano anche a essere degli ottimi strumenti per capire il mondo e per gestirlo. Non dobbiamo mai dimenticare che siamo diventati 8 miliardi di persone su questa terra e che gestire anche le cose più semplici può diventare complicato, per esempio i nostri trasporti o l'orario addirittura dell'autobus. Ora, il punto è questo, che l'apprendimento automatico consente alle macchine di migliorarsi man mano che aumentano i dati. E tuttavia nemmeno le intelligenze artificiali sono neutrali. Quella che potremmo considerare, permettetemi con un termine che potrà forse sembrare strano, la forma mentis di un IA, e viene addestrata su dei dataset che costituiscono un determinato, come dire, delle basi di conoscenza di questa intelligenza artificiale. È un po' come avviene con l'apprendimento di un bambino a cui viene data una certa educazione. E questo vuol dire che se viene educato alla diversità, allora il bambino sarà inclusivo, se invece viene educato alla paura e alla discriminazione diventerà un adulto razzista. Quindi le basi di conoscenza, tra l'altro, può anche essere condizionata, esistono varie tecniche, per esempio il fine tune training, cioè l'IA può essere addestrata su specifiche basi di conoscenza e può anche, quindi, si può anche perimetrare un certo dominio. Quindi qui la scelta importante da fare è quella di come addestrare questa intelligenza. Se ci pensate, è possibile condizionarla almeno in tre fasi. La prima, dando l'impasto dei dataset che incorporano già dei pregiudizi. La seconda fase, invece, è quella di circoscrivere ad un certo dominio di conoscenza l'addestramento. E la terza, ancora forse più pericolosa per certi versi, è quella di educarla attraverso il principio di retroazione, cioè sulla base di feedback, diremmo, con la psicologia, in base alla quale la IA si modifica con un sistema molto semplice che è di premio o di punizione, se volete, no? Rispetto a quello che siamo, rispetto alla base di conoscenza che utilizziamo. Ora, queste tre fasi sono del tutto opache, non sono aperte alla verifica di chi utilizza l'IA.
Io non so se è possibile, avevo preparato una piccola slide, un'immagine che vorrei che fosse proiettata. Ho fatto un piccolo esercizio con Daily, un esercizio molto semplice. Consisteva in pratica nel chiedere a Daily attraverso Bing di creare una figura, una rappresentazione di un bambino nero, di un bambino bianco, chiedo scusa, salvato da un pronto soccorso fatto di persone nere. Ora Daily non c'è riuscita, ha provato più volte a rappresentarlo, il bambino a un certo punto veniva vestito di bianco perché non era proprio possibile rappresentarlo in un'altra maniera, non aveva mai trovato un'immagine con un bambino di un altro colore da salvare. Il bambino doveva essere per forza un bambino africano, nero, eccetera, eccetera. Ora, voi capite bene come possa essere condizionata questo tipo di intelligenza. Da qui discendono un sacco di problemi. Discendono, per esempio, problemi relativi all'utilizzo e all'applicazione dell'intelligenza artificiale, specialmente, questo mi preme soprattutto in questo momento, come esempio, nella fase del processo decisionale in materia, per esempio, di immigrazione. È uscito da poco un dossier del 2023, qualche mese fa, di Deria Atskull, una ricercatrice senior del centro oxfordiano di Refugee Studies, e insomma le evidenze date da questo report sono, devo dire, molto preoccupanti. La proposta di legge europea sull'IA già classificava l'intelligenza artificiale come ad alto rischio e l'utilizzo dell'IA per l'immigrazione è piuttosto diffuso. È un utilizzo che viene impiegato in Europa in maniera molto capillare, più di quanto si possa pensare. Ma magari su questo vorrei tornare magari dopo e sì, discutere grazie, con voi. Perché il tempo è tiranno e mi fanno tutti i segni orrendi, quindi procediamo oltre. E procediamo oltre dal mondo reale al mondo dei dati sintetici, dall'azienda alla ricerca. Non poteva mancare il punto di vista del garante privacy, qui rappresentato dall'avvocato Guido Scorza. Tanto grazie per l'invito. Facilissimo venire in fondo perché tante cose sono state dette, quindi si riesce a stare nei tempi. Ho persino sentito un po' di musica per le mie orecchie, insomma, si può addestrare l'algoritmo senza utilizzare dati personali, o perlomeno utilizzandoli in maniera contenuta. Ma io intanto, qual è il punto di contatto tra le cose della privacy e l'intelligenza artificiale? Se è vero che noi siamo quello che mangiamo, come spesso si dice, ecco, è fuor di dubbio che gli algoritmi sono allo stesso modo i dati di cui si cibano, i dati personali, i dati non personali o i dati sintetici dei quali abbiamo parlato. Quindi c'è una relazione diretta, inscindibile direi, tra i dati personali, la disciplina dei dati personali e quella sull'intelligenza artificiale. Non è un caso se le prime norme sin qui utilizzate per governare l'intelligenza artificiale sono proprio quelle della privacy, cioè in assenza di altre regole che verranno, forse verranno, vediamo se il processo di regolamentazione europea si conclude prima della fine della legislatura. Già quella è una scommessa, ma insomma per ora abbiamo e dobbiamo farci bastare la disciplina sulla privacy. Di problemi naturalmente ce ne sono di più di quelli che stanno quel countdown che corre davanti a noi. Provo a metterne in fila rapidissimamente un paio più importanti secondo me di altri. Intanto tracciamo lo scenario non è, al contrario di quello che molto spesso si rappresenta, uno scenario di antagonismo. Non esiste naturalmente un antagonismo tra lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la disciplina sulla protezione dei dati personali, perché non esiste e non può darsi in natura un antagonismo tra diritti fondamentali, quindi il diritto ad innovare è parte del diritto a fare impresa ed è un diritto fondamentale che nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea trova spazio a qualche articolo da quelli che riguardano la protezione dei dati personali. La parola magica qui è bilanciamento. Bilanciamento significa sostanzialmente comprimere un diritto nella misura minima necessaria a garantire l'esercizio dell'altro diritto e non più di così. Da questo punto di vista uno dei momenti più delicati nelle cose delle quali stiamo discutendo è certamente il momento dell'addestramento degli algoritmi.
dove vado a prendere i dati per addestrare gli algoritmi. Negli esercizi, in molti degli esercizi, diciamo, più noti alle cronache, per far presto, per una questione di priorità, perché si è a lungo ritenuto, forse in parte ancora si ritiene, che intelligenza dell'algoritmo fa rima con quantità, anche se qualche dubbio da qualche parte inizia fortunatamente ad avanzarsi. Insomma, comunque diciamo che la fonte per antonomasia di dati per l'addestramento dell'algoritmo è stata internet, intesa nel senso più vago e generale del termine. E dentro internet è così intesa, naturalmente ci sono dati personali e dati non personali. Ora, di tante cose possiamo discutere sotto l'ombrello della disciplina sulla privacy applicata alle cose dell'intelligenza artificiale, ma di una non possiamo proprio discutere, cioè non c'è trattamento al mondo che possa farsi in maniera occulta. Cioè, possiamo discutere della base giuridica di un trattamento, della legittimità di un trattamento o di un altro trattamento, ma non possiamo accettare neppure nell'ipotesi più fantasiosa che esista un trattamento massiccio, massivo di dati personali pescati a strascico su internet e applicati ad un processo di addestramento algoritmico. Non è circostanza secondaria, addestramento algoritmo di un algoritmo che è di qualcuno, che non è dell'umanità, insomma, come spesso si dice, beh, ma l'intelligenza artificiale fa bene all'umanità, sì, farà anche bene all'umanità, ma insomma per arrivare lì nel frattempo gli algoritmi di intelligenza artificiale che si stanno addestrando hanno un proprietario normalmente quotato in borsa con un suo business e con un suo mercato, che non è così scontato che poi ne metta i risultati filantropicamente a disposizione del mondo intero. E quindi qui c'è un tema, nel senso che io ho tantissimi dubbi e tantissimo laicismo sul fatto che anche a regole vigenti si possano addestrare algoritmi utilizzando dati personali, ma non ho nessun dubbio sul fatto che non lo si possa fare senza dire a qualche milione o qualche miliardo di persone che si stanno usando i loro dati personali per fare questo processo, e senza dare a queste persone almeno il diritto di opposizione, per come noi lo chiamiamo, almeno il diritto di dire: io sarò anche egoista, l'intelligenza artificiale sarà anche il bene dell'umanità, ma io da egoista a questo esperimento globale non voglio partecipare. Lo dico semplicemente diciamo senza niente togliere alla nobiltà dell'addestramento degli algoritmi e all'utilità dell'intelligenza artificiale, ma perché queste oggi sono le regole che noi applichiamo alla ricerca scientifica, alla ricerca medica, a ricerche, come dire, in ambiti che non sono né più né meno nobili rispetto a quello dell'addestramento degli algoritmi. Quindi io mi vergognerei parecchio da garante se, mentre devo chiedere ad un istituto medico o ad un istituto scientifico di fermarsi di fronte a certi progetti di ricerca che pure potrebbero indubbiamente salvare vite umane, perché qualcuno nel panel ha alzato la mano e ha detto: ma io non voglio partecipare a questo esperimento, e non ha prestato il consenso, poi invece do luce verde a soggetti privati per addestrare algoritmi di cui non è neppure chiaro quale sia la forma di impiego. Quindi secondo me un tema centrale qui è come facciamo a garantire ai soggetti cui si riferiscono i dati utilizzati per l'addestramento degli algoritmi almeno trasparenza e almeno diritto di dire: sarò egoista, ma non voglio esserci, perché quell'egoista è una persona e quella persona soggetto di tutela nella disciplina sulla protezione dei dati personali. Poi i dubbi sono tantissimi, appunto, non stanno in quel countdown, quindi andiamo avanti con il giro e non mancheranno occasioni per parlarne. Sicuramente no. In ogni caso c'è un filo per me che lega tutti i vostri interventi, che è dubbio e potenzialità, che sono due elementi che rimandano al futuro. Quindi futuro e quindi scenari futuribili. Cominciamo da te, Dario. Speranet, dove sta andando? Adesso ve lo racconto, sarò davvero breve. L'intelligenza artificiale classica si fonda sulla possibilità di fornire elaborazioni basate sull'osservazione dei dati in ingresso riguardanti un determinato fenomeno. I sistemi basati su questa tipologia di intelligenza artificiale però spesso non tengono conto di quelle che sono le informazioni provenienti dall'ambiente di contorno, che sono in grado di influenzare il risultato stesso e il fenomeno che stiamo osservando. Faccio un esempio. Prima vi ho parlato del progetto che abbiamo in ambito sanitario per la rilevazione del tumore. Poniamo il caso che da una TAC emerga
che emergono le prime informazioni di malattia tumorale e che quindi il medico in qualche modo sulla base del risultato espresso dall'analisi possa prescrivere una cura. Ma se il paziente fosse un forte fumatore, oppure se l'ambiente in cui è abituato a vivere è un ambiente ad alto tasso di inquinamento, oppure se in quella circostanza, in quel momento storico, è in corso un'epidemia, la cura sarebbe la stessa? Probabilmente no. Quindi i dati di contorno, i dati del contesto in questo mondo, in questo momento, in questo caso, diventano fondamentali per completare ed arricchire il risultato dell'analisi stessa. Quindi noi di fatto stiamo lavorando a modelli di intelligenza artificiale che possano da una parte tenere conto dei dati di contesto che possono incidere sullo studio che stiamo compiendo e dall'altra addirittura capire quali informazioni che vengono dall'ambiente sono quelle necessarie da tenere in considerazione perché capaci di influenzare il dato stesso. Grazie. Grazie, qui continuiamo sul futuro, continuiamo anche per certi aspetti sull'immaginazione con Deloitte, voi cosa state facendo? Beh, il futuro lo vedo estremamente interessante e affascinante anche, come dire, prendere parte a questa trasformazione, è già adesso interessante figurarsi il futuro. Tre punti molto brevi, il primo è che dal punto di vista diciamo delle aziende, delle organizzazioni, le aziende devono, è importante definire e avere una strategia. La roadmap per l'adozione dell'AI è sicuramente complessa e articolata. Come Deloitte vediamo aziende che hanno intrapreso questo percorso da diversi anni che oggi sono molto più pronte per accogliere l'adozione dell'AI. A differenza invece di altre che magari cavalcano l'onda ma non riescono poi a trarne un vantaggio competitivo effettivo. Il secondo punto è che le aziende comunque dovranno continuare a utilizzare e applicare l'intelligenza artificiale per trarne un vantaggio competitivo nel mercato e anche perché i loro utenti, i loro clienti, i cittadini, ma anche gli impiegati stessi, in certi casi, in molti casi, sempre più casi, si aspetteranno che la digitalizzazione e gli algoritmi possano aiutare molte situazioni. Pensiamo alla traduzione dei testi in questo mercato anche globale, globalizzato, quanto potrebbe accelerare anche la comunicazione o la semplificazione di testi in ottica di trasparenza, di comprensione di clausole, di normative che spesso sono scritte in piccolo e non comprendiamo, e questo l'AI già oggi è in grado di farlo. Il terzo punto, il più importante, che abbiamo già toccato in questo panel e nei precedenti, è quello del focus antropocentrico dell'AI. L'uomo è al centro di questa trasformazione, l'AI ovviamente è a supporto per il progresso e a vantaggio ovviamente dell'umanità, ma devono correre, come dire, in parallelo. Da una parte ne trae vantaggio l'AI, che sarà sempre più adattiva, avrà sempre più capacità di ragionamento, se vogliamo, simile a quello dell'uomo, ma dall'altra l'uomo avrà un ruolo centrale e, come già sta succedendo, permetterà di focalizzare le sue attenzioni, le sue attività su quelle che sono le caratteristiche peculiari dell'uomo, la creatività, la flessibilità, l'agilità e utilizzare anche quella componente emotiva che l'AI non ha anche a fini, diciamo, di bene comune. Grazie. L'emotività, i dati sintetici, che cosa ci dobbiamo immaginare? Un mondo forse un po' inquietante, non lo so. Oh, oddio, spero di no. Allora, diciamo che, ho sentito prima, di fatto quello che noi ci poniamo di fare è trovare un trade-off, è sempre un equilibrio, no? Tra l'innovazione e la privacy, per esempio, tra l'utilità e la privacy. Quello che i dati sintetici cercano di fare è spostare questo trade-off, migliorare il punto ottimo nel quale privacy e utilità si incontrano. Cioè, se dal nostro punto di vista non è possibile fermare l'innovazione, sarebbe totalmente sconveniente fermare del tutto determinate innovazioni tecnologiche e anche magari etiche, però deve, appunto, dicevo,
questo tipo di innovazione non può venire a discapito di nessuno. Di fatto quello che noi cerchiamo di fare è cercare un equilibrio dove l'innovazione e determinati principi, come giustamente diceva prima il garante, possano incontrarsi. Il dato sintetico non è assolutamente la cura per tutti i mali, assolutamente, però di fatto rappresenta, per come la vediamo, uno step in avanti nel migliorare quello che ad oggi è un equilibrio tra privacy e innovazione. Ora, diciamo, questo può essere anche utile in contesti che non... ho sentito anche parlare di bias, per esempio. In un contesto di bias, se noi avessimo un algoritmo al quale diamo in pasto, non so, 100 persone italiane e una persona spagnola e chiediamo di classificare gli italiani dai spagnoli, un algoritmo che dice sempre italiani ha ragione al 99%, peccato che sbaglia nell'unico caso in cui la persona era diciamo uno spagnolo. Ecco, questo tipo di vizio, che non è un vizio del modello, è un vizio del dato, cioè molto spesso si tende a dire il modello è biasato, in realtà il modello osserva, ciò che è biasata è la società o il dataset a disposizione del modello. Un altro campo d'applicazione molto interessante di questo tipo di tecnologia che noi stiamo sviluppando è nella data augmentation, volta proprio a ribilanciare determinate feature, determinate caratteristiche all'interno di un dato, al fine proprio di evitare che un modello possa apprendere dal dato biasato comportamenti viziati. Questa è un'altra delle sfere, per esempio, applicazione. Noi crediamo che questa tecnologia sia a servizio di un'innovazione più etica e siamo disponibili, cioè ci rendiamo conto che vanno testata, che va migliorata, che non è la cura per tutti i mali, ma che di fatto è un passo in avanti. Sicuramente sì, grazie. Parliamo di futuro, parliamo quindi di ricerca. Fabio Ciraci, come ci aiuta l'Europa? Ci finanzia? Che cosa abbiamo in cantiere? Beh, allora, intanto grazie per quello che è stato detto prima, perché questo mi aiuta molto a discutere quello che dirò adesso. Facciamo un attimo, teniamo per fermo un punto, non siamo fra apocalittici, no? Nessuno di noi pensa che l'IA sia il male assoluto, e anzi ci può molto aiutare, ci può aiutare addirittura anche a scovare chi ci priva dei dati e mette in pericolo la nostra privacy. Quindi questo dobbiamo dirlo con grande chiarezza, altrimenti insomma, si rischia di capovolgere poi il giudizio finale. Avete visto come in realtà il pregiudizio sia strutturale nelle AI, perché sono costruzioni, sono prodotti umani, e questo è un punto. Il problema è quando questo pregiudizio diventa artificiale, diventa indotto, e questo accade anche a livello europeo. Io avevo preparato un'altra piccola immagine, poi non darò più fastidio con questo, per mettere in evidenza, non so se si può vedere, per mettere in evidenza quante tecnologie sono utilizzate in Europa proprio a causa dell'immigrazione. Ecco, in teoria gli algoritmi computazionali dovrebbero codificare le regole amministrative e procedurali del software per produrre processi, regole trasparenti, coerenti e applicati in modo neutrale, ma questo nella migliore delle ipotesi, se ci fosse il giudice imparziale di Jungiana memoria. In realtà queste tecnologie, se non so adesso se si vede o meno perché non riesco a vedere, ma sono utilizzate si anche in una maniera, come posso dire, del tutto opinabile. Cioè abbiamo degli strumenti che alle frontiere, per esempio, fanno la biometria senza avvisare le persone che passano per un portale, riescono a catturare, a estrarre dei dati da telefonini dei migranti, fanno un match fra i dati biometrici e quelli documentati. Addirittura abbiamo degli strumenti che indicizzano, classificano e riconoscono anche, diciamo così, per semplificare, le emozioni, una sorta di test della verità. E tutto questo, per esempio, ai poveri migranti non viene proprio detto. E qui c'è un problema sicuramente di privacy, c'è un problema, direi, di diritti fondamentali. Allora, come ho sentito dire anche alla collega Catarci in un talk precedente, vi sto seguendo praticamente da più di 3 ore, è un problema dell'etica che informa queste strutture, che queste tecnologie. E qui si tratta, sì, sicuramente l'etica, sentivo prima il collega Epifani, non è un'etica assoluta, non stiamo con lo stato etico, però siamo pervenuti per via della storia, della nostra storia, a metterci d'accordo su alcuni diritti fondamentali che riguardano la famiglia umana. E a questi diritti devono essere la direzione, la norma, l'indicazione
attraverso la quale noi dobbiamo correggere le strutture. Io ho sentito prima chi mi ha preceduto che parlava di una correzione a valle, e questo è quello che si deve fare. Per conoscerlo, però, per conoscere come correggere questi strumenti, bisogna sapere come funzionano. Allora, dobbiamo stare attenti, perché, ripeto, l'opacità è di questa tecnologia. E abbiamo dei dati che sentivamo prima essere denominati sintetici, che vuol dire che non sono espliciti e sono frutti di un processo che ovviamente si può in qualche maniera conoscere ma fino a un certo punto. Però abbiamo poi delle regole. Allora, dobbiamo stare attenti che le strutture che sono funzionali ad uno Stato e che hanno delle funzioni piuttosto importanti, come quella relativa al riconoscimento, all'identificazione delle persone, poi funzionino in conformità all'interno del perimetro e delle leggi e della moralità. E questo è il ruolo che ha, per esempio, l'università, che hanno i ricercatori, che ha buona parte anche una parte della nostra società civile, e quello, per esempio, che si fa con la Fondazione per la Sostenibilità Digitale, quando ci si chiede in che maniera si possa poi attenersi a questi principi, tenendo sempre per fermo il principio della sostenibilità, che per noi è ovviamente fondamentale. Grazie. Quindi, grazie. Grazie mille. E beh, allora, in mezzo al futuro, in mezzo a questi scenari rappresentati dai contorni abbastanza anche indefiniti, dove dobbiamo fermarci, Guido Scorza? Non so, io a mia figlia dico sempre che non deve fare l'avvocato da grande, perché papà ha fatto l'avvocato, e che non si deve azzardare a pensare di fare la scrittrice di romanzi di fantascienza, perché sarebbe fallita, nel senso che nel tempo tecnico necessario a consegnare un potenziale romanzo di fantascienza all'editore, come dire, l'innovazione tecnologica avrebbe superato il suo più fantasioso pensiero. Quindi non so oggettivamente qual è la sfida che abbiamo all'orizzonte. Ce n'è una che è più importante di tutte, quella relativa sicuramente al rapporto tra la tecnologia e la regolamentazione. Questo esempio, quello dell'intelligenza artificiale, ci suggerisce in maniera plastica che come dire, è un inseguimento in cui, se non cambiamo il metodo in cui scriviamo le regole, siamo sconfitti in partenza. Il draft di regolamento sull'intelligenza artificiale in discussione a Bruxelles è un esempio meraviglioso dal punto di vista dei tempi della regolamentazione, cioè più veloci di così non si poteva andare. Approvato dal Parlamento a tempo di record, entrato nel trilogo a tempo di record, e però sarà legge, se tutto va bene, si sarà legge nel 2024, entrerà direttamente, sarà direttamente applicabile nei paesi dell'Unione in toto non prima del 2025, e la tecnologia e i mercati naturalmente non aspettano in generale la regolamentazione, men che meno aspettano la regolamentazione europea, posto che sono tecnologie e mercati a trazione altra rispetto alla trazione europea. Quindi dobbiamo sicuramente risolvere intanto un problema di metodo, cioè come si governa l'intelligenza artificiale, come qualsiasi altra innovazione tecnologica che ci aspetta, perché non si può governare per certo con i metodi di ieri. E poi c'è, secondo me, un'altra questione della quale magari si è parlata in altri momenti di questo incontro. Cioè, io confesso di non avere mai avuto paura di nessuna tecnologia, di non aver paura dell'intelligenza artificiale. Insomma, credo che sia abbastanza stupido aver paura in generale del progresso, però sono letteralmente terrorizzato dall'intelligenza artificiale nelle mani di miliardi di persone che non ne conoscono la potenzialità. Ecco, insomma, giro per Roma, che è una città nella quale il traffico è abbastanza pericoloso, sul monopattino elettrico molto, molto spesso, lo faccio con relativa serenità, perché insomma tutto sommato ormai X anni dopo ho più o meno imparato a calcolarne l'accelerazione, la frenata, l'equilibrio persino sui sanpietrini. Ma se vedessi mia figlia avvicinarsi a quel monopattino elettrico, a quello stesso monopattino elettrico, ne sarei terrorizzato, perché naturalmente manca delle nozioni di base per controllare quello strumento. Ecco, io credo questa sia la condizione nella quale noi oggi ci troviamo rispetto all'intelligenza artificiale. È un dato di fatto che stiamo investendo enormemente di più nell'addestrare gli algoritmi a conoscere le persone rispetto a quanto stiamo investendo nell'educare le persone a conoscere gli algoritmi, e questo alla fine un qualche impatto sulla società dovrà necessariamente produrlo. Quindi bisognerebbe cominciare a pensare all'educazione degli uomini a vivere con gli algoritmi, perché quello è il futuro che ci aspetta. E allora, prima di passare la parola a Stefano Epifani, in questa convivenza persone e algoritmi, ringrazio tutti, chi è stato qui, chi ci sta seguendo online. A te le conclusioni. Grazie mille. Io riparto da quello che diceva Guido.
non oso immaginare quanto sarà terrorizzato quando la figlia salirà su un monopattino che avrà l'intelligenza artificiale come strumento di governo. Grazie, mi vuoi bene. Voglio dire, pensa anche quando l'altra salirà sull'altro monopattino. Stanotte non dormirò. Ora, il punto qual è? Il punto è che noi dobbiamo evitare un errore. E l'errore è pensare che intelligenza artificiale e intelligenza umana siano in opposizione. L'errore è pensare che normativa e intelligenza artificiale siano in opposizione. L'errore è pensare, rispetto al tema di questo panel, che privacy e intelligenza artificiale siano in opposizione, ma dobbiamo ritornare a considerare il fatto che la privacy è un concetto che è stato creato dall'uomo, in qualche modo è un artificio, ma è un artificio fondamentale, perché ci renderemo conto di quanto è importante la privacy proprio quando più rischieremo di perderla, e soprattutto anche gli algoritmi sono fatti dagli esseri umani. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che intelligenza artificiale e privacy sono in opposizione se siamo così stupidi da vederli in opposizione. È un po' quello che abbiamo fatto con Immuni, quando abbiamo creato una contrapposizione tra i sistemi di contact tracing e la privacy, quando in realtà l'opposizione era tra sistemi di contact tracing fratti male e privacy malintesa. Quindi oggi abbiamo la capacità di guardare all'intelligenza artificiale rispetto a come possono essere costruiti algoritmi nel rispetto dei diritti umani e nel rispetto della privacy, uno dei diritti fondamentali. È chiaro che questo vuol dire avere delle limitazioni. Noi dobbiamo cominciare a guardare alla ricerca sull'intelligenza artificiale come si fa con la ricerca sul nucleare, come si fa con la ricerca sulle cure, sulle terapie. Sono ricerche regolamentate. E questo deve essere un ragionamento che si fa ovviamente a livello internazionale. Questo non vuol dire che la normazione debba limitare l'intelligenza artificiale, vuol dire che deve in qualche modo definire dei principi che guidino uno sviluppo coerente. Perché se guardiamo intelligenza artificiale e privacy in opposizione, abbiamo smesso di ragionare in termini di coerenza di sviluppo. Quindi il mio messaggio è: attenzione, non sono elementi in opposizione, sono elementi che possono e debbono convivere in un contesto in cui quanto più perdiamo percezione dell'importanza della privacy, tanto più la privacy diventa importante. E questo ovviamente crea delle potenziali contrapposizioni tra gli attori in campo. È chiaro che sta a tutti noi garantirci sul fatto che si abbia la consapevolezza, e questo guarda le istituzioni, guarda l'università, guarda le aziende, guarda la moral suasion che tutti questi attori possono portare avanti, e guarda soprattutto la nostra capacità di comprendere come proteggere i nostri dati, come sviluppare valore attraverso i nostri dati, ma farlo consapevolmente. Il punto non è chiudere i nostri dati, è sapere che li stiamo aprendo e poter scegliere.